20 novembre, 18 dicembre, la 22esima edizione della Coppa del Mondo è alle porte. Le 32 nazioni che hanno raggiunto la fase finale del torneo si sfideranno a Doha, in Qatar, in un mondiale tra l'altro invernale, una cosa nuova per noi. Un mondiale che sembra essere uno degli eventi più sensazionali e indimenticabili di sempre. Tra l'altro noi siamo stati qualche mese fa proprio in Qatar, a Doha, a vedere gli stadi, a vedere un po' l'atmosfera di quello che sarà appunto questo evento. Un viaggio che inizia tanti anni prima, con studi, progettazioni, e oggi vi voglio far vedere tutte le idee riassunte in questo nuovo pack da Adidas. Un pack che si chiama Al Rila, quindi Al Rila in arabo significa proprio viaggio, un viaggio fatto di colori vivaci che ricordano le infrastrutture catarine, le imbarcazioni catarine e la bandiera stessa del Qatar, colori che sono la caratteristica principale di questo pack, anche perché non si tratta di un cambio di tecnologia, quindi tutti i silos sono identici come costruzione ai silos precedenti che avevamo visto su Game Data, cambiano solo appunto le colorazioni. Vi faccio vedere innanzitutto la nuova livrea di Predator Edge, probabilmente la mia preferita di tutti e tre i silos. Il colore predominante qui della tomaia è il bianco, bianco come la zona 3D della Control Zone. I colori vivaci li troviamo per le tre stripes di Adidas qua nella parte anteriore della scarpa, che vanno a finire nella parte mediale in azzurro, e per questo pattern grafico qua lo vediamo, lo intravediamo all'interno della scarpa, lo si vede bene qui all'esterno con questi motivi multicolor che riempiono appunto tutta la livrea di Predator. Molto particolare anche il piatto suola, c'è sempre il Power Face It qua nella parte anteriore della scarpa, un piatto suola che sfuma in tutta questa colorazione che abbiamo visto nella parte bassa della scarpa. Predator, questa ovviamente è la Predator P0, quindi la Plus senza stringhe. Voglio farvi vedere la P0 ma col piatto suola SG, quindi tacchetto in ferro, che si differenzia ovviamente solo ed esclusivamente per la presenza dei tacchetti in ferro e dei tacchetti in plastica nella SG. E vi faccio vedere anche la Low con le stringhe, quindi avete la possibilità di vedere tutti e due i modelli, sia con stringhe che senza stringhe. Qua abbiamo la scarpa col collar e la scarpa senza collar. Quindi questa è la nuova colorazione di Predator Edge per il mondiale di Al Rila. Questa è la nuova colorazione di X Speed Porter di Al Rila. Il bianco si sostituisce all'azzurro di tutta la tomaia, un azzurro molto lucido e che riflette appunto la luce quando sbatte sulla scarpa. La colorazione, anzi il multicolor, lo troviamo sia per il motivo grafico qua all'esterno sia all'interno della scarpa, e per le tre stripes che sono un po' il marchio di fabbrica di questo pack qua nella zona anteriore. Vi faccio vedere il tallone che fa intravedere le fibre di carbonio che ritroviamo anche nel piatto suola qua nella zona mediale. Un piatto suola che a livello di colorazione non è entusiasmante come tutti i piatti suola di X, ma molto particolare, a me piace molto perché è semplice, fa intravedere appunto il carbonio che ricorda un po' le vetture da corsa, quindi velocità, leggerezza, scarpa appunto della velocità. Di X vi faccio vedere anche la versione P1, quindi con le stringhe, che si differenzia sicuramente per il piatto suola perché questa è una versione AG, questa invece è la versione FG. Nella parte superiore invece la differenza sostanziale, anzi l'unica differenza, è la presenza delle stringhe, qua nella P0 l'assenza delle stringhe, per chi vuole un'allacciatura personalizzata e stringere ancora di più la scarpa sul piede. Quindi questa è la colorazione di X Speed Portal per il mondiale del Qatar. E per completare il pack andiamo su Copa, la versione ovviamente più confortevole di tutte perché è fatta di pelle, quindi una pelle morbidissima qua nera, il nero si intravede perché è ricoperto di tutti questi colori che sono un po' la somma di tutto quello che abbiamo visto per gli altri pack, il pattern grafico qua all'esterno e all'interno della scarpa, le tre strisce nella zona anteriore qua arcobaleno, vi faccio vedere anche il tallone che riprende un giallo fluo che ritroviamo anche nel piatto suola, soprattutto nella zona posteriore, piatto suola con questa transition di colori che sfuma dal blu, poi diventa rosso e poi diventa giallo. Davvero molto particolare questa volta il piatto suola di Copa Sense. Di Copa vi faccio vedere anche la versione con le stringhe, anche qui stesso discorso di come vi dicevo di X, quindi per chi ama stringere la scarpa a proprio piacimento, scarpa praticamente identica sia per costruzione sia per colorazione, ovviamente cambia la presenza e l'assenza delle stringhe. Quindi questa è la nuova colorazione di Copa Sense che vedremo
i piedi dei testimonial Adidas e chi soprattutto indossa Copa ovviamente in Qatar. Beh ragazzi, questo è Al Rila Pack, il nuovo pack di Adidas appunto che vedremo ai mondiali in Qatar, un pack che come colorazione si rifà al pallone, pallone che avevamo già visto ed era stato presentato a marzo 2022, un pallone che appunto richiama tutta la colorazione, tutte le caratteristiche che avevamo visto sulle scarpe, un pallone appunto che sarà utilizzato per questa fase finale del mondiale. Vi ricordo che tutti i prodotti che avete visto oggi, dal pallone a tutte le scarpe, ai takedown, quindi i punti prezzo un po' più economici, li trovate sul nostro sito The Peach Football Store. A noi non resta altro che fare il conto alla rovescia per questo inizio del mondiale e noi ci vediamo nel prossimo video.